nello scorso episodio abbiamo montato la scrivania e mia mamma mi ha detto: visto che hai montato la scrivania, montami la panca. Io posso fare i video? E lei: sì, faccio i video della panca. Allora, ovviamente, come nello scorso episodio, useremo questo abitatore elettrico, che non è un fatto di pile, perché voi direte: metti le pile, però è proprio un fatto che ha rotto il motorino. Però io non lo butto, perché uno è più comodo da usare proprio manualmente, due ha tutte queste punte, quindi sai che c'è. Vabbè, io a sto punto lo apro e vi faccio sapere. Allora, signori, io ho aperto la scatola, sembra un sarcofago. Allora, qua sono tutte queste cose. Sono tutte queste cose. Lo apro e poi vi faccio sapere. Allora, sì, sto appetonando perché sennò grondo di sudore, vabbè. Tanto YouTube non si fa problemi per questo. Allora, là sto mettendo le cose da buttare. Qua sto raccogliendo le cose da montare. E ora sta questa parte più grossa, che a questo punto la cosa più pesante. A questo punto la prendo con voi, così se mi strappo un muscolo almeno posso fare il video. Mi strappo un muscolo in video, no, faccio il riso, faccio un video clickbait, così se mi viene copiato la strega, se mi strappo il muscolo almeno il video lo metto lo stesso e dico: mi strappo un muscolo in video. No, sto scherzando, però vabbè, il kit di montaggio ci danno, che è bellissimo. Cioè ci danno il kit di montaggio. Io pensavo che bastassero solo queste, invece pure anche l'inglese ci serve. Allora, questo è il martello. Cioè, sta tutto. Beh, non dico che non è da poco sta cosa, perché sono come cazzo le monti le cose, però se mi posso permettere, se posso fare la polemica del cazzo, quanto cartone, quanto inquinamento. Questa è tutta carta. Questa è una scala, che cazzo è? Vabbè. Cioè, perché io quello che dico, io la panca la posso pure montare da solo, forse ci metterò più giorni, che per voi non cambierà niente, perché per voi sarà sempre un video. Però io dico, io te la monto perché la posso pure montare io, perché se non lo faccio io, perché se non lo faccio io non lo fa nessuno, perché mio padre non ha tempo, non ha voglia. A sto punto lo faccio io, però ci devo fare il video. O no? Vabbè, io continuo e vi faccio sapere. Vabbè, io a sto punto tutta la carta la metto qua dentro. Che poi io voglio sapere, ma che cazzo sono? Le ciabatte quelle dei film, come cazzo si chiamano? Giapponesi, sapete? Dei film, quelli. Cioè, sembrano tipo le ciabatte giapponesi dei film antichi. Boh, non so il nome, però se voi l'avete capito, ditelo nei commenti. Ho uscito tutto, nella scatola ho messo tutto. A questo punto porto la scatola fuori e inizio a montare il video. Devo prendere questo coso, poi devo mettere... Ma da che parte si leggono? Scusate. Ma si leggono da questa parte, ok. Allora, io faccio una così, io inizio e poi vi avviso. Signori, giorno 2, perché un giorno non bastava, perché poi sono arrivato alle 7:30, dovevo uscire. Stiamo montando sto schifo. Niente, è una tortura cinese e ci metteremo più, forse anche 3 anni. Allora, la situazione è questa: abbiamo montato lo scheletro, ma dobbiamo mettere i cuscini, passatemi il termine. E questo coso va messo qua sopra, con queste viti. La panca è finita! Che è finita la panca, diventerò Mister Muscolo. Non ci credete? Non ci credo manco io. Però la panca è finita, il video l'ho fatto ed è un contenuto in più. Che fede, ripridi? Non faccio la foto, la copertina e bella raga. Ah, mannaggia cazzo. Però a sto punto la uso per sedermi. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Là sta la maglietta, perché sto grondando di sudore, non ho fatto un cazzo, una bugia. Ci vediamo nel prossimo video. Allenatevi.